benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avrete letto dal titolo, sono qua per farvi un video dedicato a Prozis. Allora, vi avevo portato un unboxing di Prozis appunto sul mio canale un pochetto di tempo fa e sono qua per farvene una versione back to school, perché ho preso appunto più cosine improntate per il rientro a scuola per settembre, per l'inizio diciamo di un nuovo anno. E quindi sì, insomma, come sapete sono partner di questo brand di Prozis, quindi provo un'ampia gamma di loro prodotti e devo dire che ovviamente se non sono soddisfatta ve lo dico, come probabilmente succederà in questo video anche. Vi recensirò diciamo i prodotti che ho testato ultimamente e farò appunto questo unboxing di quest'ordine che mi è arrivato adesso, di cui alcune cose ho già provato, altre invece sono completamente nuove. E niente, vi lascio il mio codice sconto in caso vogliate dare un'occhiata al sito, del 10% su tutti i prodotti, quindi se volete utilizzarlo appunto e vale vi. E fatemi sapere sempre se comprerete qualcosa, in caso potete scrivermi su Insta anche per consigli eccetera. E nulla, appunto, fatemi sapere che contenuti vorreste vedere prossimamente anche sul mio canale, dedicati magari a Prozis, a workout o altre cose, quindi scrivetemelo giù nei commenti. Direi di cominciare subito senza perderci troppo in chiacchiere. Allora, parto da questo pacco qui che è un po' più piccolino, perché dentro c'è un completino. Non l'ho ancora aperto perché aspettavo questo video, infatti sto morendo dalla curiosità. Guardate che bello il colore. No, vabbè, stupendo. Bellissimo anche tipo il ricamino. Allora, sui vestiti devo essere sincera, sono veramente veramente comodi. Soprattutto gli shorts, proprio la vita, vestono benissimo. Li ho usati tipo tutta l'estate, quindi appunto ve lo posso dire. E non salgono neanche troppo sulla coscia, li prendo un XS così sono belli aderenti. E nulla. Mentre questi qua avevo già preso tipo due o tre leggings lo scorso anno e qualche toppino, però mai completo. Invece questa volta ho deciso di prendere proprio un completino abbinato. E infatti qua ci sono i pantaloni che andremo anche a vedere insieme. No, ma che belli, perché poi hanno tipo tutti questi ricamini e vi giuro adoro tantissimo. Dietro ovviamente hanno la scritta di Prozis e li ho presi questa volta in taglia S per essere un po' più comoda, voglio che siano un po' più morbidi perché ne ho in taglia XS, quindi ho detto proviamo, e devo dire super morbidi, cioè sembrano molto molto morbidi. Comunque voi vedrete la clip indossata perché appena finisco questo video corro a provarli. E il colore mi piaceva veramente tanto. Per quanto riguarda il registrino, l'unica cosa che è da prendere in considerazione è che arrivano senza le coppe. C'è la possibilità di inserirle, ma bisogna comprarle a parte sul sito. Quindi niente, giusto per avvertirvi appunto che sì, sarebbe comodo diciamo fossero già all'interno, però non costano tanto, costano tipo 3-4 euro se non mi sbaglio, ecco. Ho provato altri brand appunto per workout, però sono tutti, cioè sono comodi, ma non come questi, più che altro questi mi piacciono di più perché fasciano meglio e trovo che per la palestra siano meglio. Poi magari andare in giro, ci sono tantissimi altri brand che li fanno strabelli, ma questi per la palestra sono proprio ottimi, vi giuro, adoro. Poi questo colore è fantastico secondo me, anche col biondo. E poi sempre in questo ordine c'era una barrettina proteica che ora vado a prendere. Eccomi tornata, l'avevo lasciata da là, questa qui, che è appunto questa barretta ai cookie, ed è appunto low sugar, high protein e high fiber, quindi ha fibre, proteine e masso di zuccheri. Però dirvi la verità, ne ho provate altre molto meglio, quindi per esempio questa ni, cioè nel senso è comoda perché piccolina, non è, è tipo 30 grammi, non come le altre che 60, quindi è uno snack un po' più piccolino da portarsi dietro, però mi piace meno rispetto alle altre perché tipo non ha il rivestimento di cioccolato con magari una cremina sopra eccetera, proprio solo la barrettina classica. Poi vi faccio vedere alcune cose che ho già sistemato nel cassetto perché erano abbastanza, ecco.
Per prima cosa, budini proteici, li lascio qui. Questi erano nel primo ordine che ho fatto, quindi li ho già finiti, perché vi giuro erano buonissimi. Infatti ora devo riordinarli assolutamente. Sono uno snack perfetto, tipo sostitutivo un po' dello yogurt, veramente buoni, non si sente il dolcificante o il proteico, cioè io almeno non sento, e mi piacciono veramente tanto, anche da portare in giro, siccome sono molto comodi, ecco. In seguito ho ordinato questi, che sono degli shake, sempre tipo senza zuccheri, proteici, senza troppi grassi. Hanno tutte delle ottime proprietà e ottimi valori nutrizionali i prodottini di Protis, però io sono qua per consigliarvi magari quelli più buoni, secondo me. E come potevo non prenderli tutti tra cioccolato? Perché, boh, sì, c'è anche la fragola, però cioccolato è il cioccolato, cioè secondo me sono più buoni. Quindi li proverò e vi farò sapere. Per sapere la recensione, quindi dovete vedere i miei prossimi video, ecco. Per continuare, ho comprato queste due barrettine. In realtà ce n'era una terza che ho già mangiato. E questa qua l'avevo già assaggiata, è molto molto buona. Questa non lo so, l'altra era anche molto buona. Questa qua è ai cookies, questa al caramello e l'altro mi pare che fosse tipo burro di arachidi. Comunque queste qua sono molto carine, perché le potete sia prendere tipo sfuse, così, e quindi provare diversi gusti, oppure se ne avete una che è la vostra preferita potete prendere la confezione grande, che quindi magari conviene anche un po' a livello di prezzo. Poi ho comprato queste gocce alla vaniglia, non le ho ancora provate, ma le ho comprate da mettere nello yogurt, perché secondo me sono fantastiche per tipo dolcificare un po', siccome io mangio sempre lo yogurt bianco, cioè rigorosamente bianco, greco, perché così puoi mettere i gusti che vuoi dentro. Ho preso queste che adoro tantissimo. E stessa cosa che ho comprato per appunto magari mettere nello yogurt oppure anche su pancake e così, e lo sciroppo d'acero. Eccolo qui appunto, questo sciroppo sempre senza zucchero all'acero. E non so se vi ricordiate, ma ce n'era uno al cioccolato che tipo mangiavo sempre, anche quello tantissimo, infatti l'ho finito in tipo 2 settimane. Anche se veramente ce n'è tantissimo, perché ce ne sono tipo 400 grammi quasi, che vi faccio vedere tipo in ogni singolo video, tipo nelle mie routine c'era sempre, ed è diciamo l'altra opzione di questo, l'altro gusto, quindi ho provato anche questo, l'ho provato tipo ieri o l'altro ieri a colazione, e devo dire che è veramente buono, perché dolcifica un po' lo yogurt, sa di un sciroppo d'acero, ma allo stesso tempo non è tipo nauseante, quindi non troppo forte, e boh, lo adoro, questo è tipo il colore. In seguito ho preso questo esclusivamente per il rientro a scuola. Come vedete ho preso tutti quanti i snack che si possono appunto portare in giro, e quindi ci voleva anche un contenitore per questi snack. Come potete vedere, tipo questo è un portapranzo, perché magari a lunedì dovrò fermarmi spesso per pranzo, siccome è tipo un po' distante da dove abito io, cioè nel senso non posso tornare a casa per pranzo se ho le lezioni sia al mattino che al pomeriggio, quindi se tipo non ho troppo tempo per magari andare al centro poi della città, posso portarmi il pranzo qui o snack vari, tipo yogurt eccetera. E devo dire che è fatto benissimo. Innanzitutto la zip attorno è tipo gommata qui, e poi guardate l'interno, cioè tipo rosso metallizzato, stupendo. Qua c'è il posto per le posate e sì, insomma, tra l'altro ho visto sul sito che è anche un accessorio diciamo complementare allo zaino Protis. Guardate, qua c'è il codino così, si può portare anche così, e quindi praticamente io lo zaino grosso Protis non ce l'ho, però questo pezzo in teoria si infila sotto lo zaino ed è comodissimo secondo me. Quindi sì, io cioè, non ho lo zaino più che altro perché non uso neanche tanto gli zaini, magari cioè, preferirò probabilmente la borsa per andare all'università, perciò sì, insomma, questo qua non è troppo ingombrante come borsa frigo, quelli che ho a casa invece sono tipo tutte troppo giganti e non ci starebbero mai in una borsa, mentre questo sì, ecco, perché è più piccolino, più compatto e quindi top.
Poi ultimo prodottino che vi faccio vedere in realtà stravelocemente, vi faccio vedere la scatola perché ce l'ho in bagno siccome lo sto sempre usando, e la maschera per i capelli di Prozis che vi ho parlato nel video, nello scorso video, forse due video fa, comunque ve lo lascio nella i. E era il video tipo del glow up, della self care routine, e tipo ci sono più opzioni di questa maschera. Io ho preso quella di riparazione intensa, poi c'è anche quella per i capelli colorati o tipo altre opzioni. Ma quante volte sto dicendo tipo in questo video? Vabbè, devo dire che quando utilizzo, cioè ho provato alcune volte che li lavavo ad utilizzare questa maschera e altre invece no, per capire un po' la differenza. E devo dire che quando, quando li lavo con la maschera, i capelli, oltre a essere più districati, sono tipo più, non so come dire, hanno più consistenza, cioè si vede che sono più sani, ecco, più nutriti, al posto che tipo più sottili, ecco, sembra meno sottili. Non so come spiegarlo bene, non so se abbiate capito, però provatela e poi fatemi sapere cosa ne pensate, appunto. E niente, insomma, ora vado a provare i miei completini e poi, vabbè, sicuramente aspettatevi altri video dedicati a Prozis, o comunque lo vedrete sicuramente nelle mie routine. Poi, tra l'altro, è nuvoloso, ma io sto morendo di caldo perché ho la ring light davanti, che è tipo, vi giuro, 40 gradi. Quindi niente, io vi saluto, vi voglio un sacco di bene, vi ricordo che i miei video escono ogni domenica e ogni mercoledì alle 14. E noi ci vediamo prestissimo in un prossimo video. Un grande bacione, ciao!